Filippo e lavoro qua a Torino, sono un teorio designer di formazione, ma poi professionalmente sono un 3D artist e lavoro principalmente per faccio visualizzazione architettonica con una piccola fetta di visualizzazione di prodotto. E oggi vi ho portato due progetti architettonici che ho seguito. Il primo ho visto in modo un po' più approfondito, vi faccio vedere proprio un po' il mio workflow che ho tenuto per questo progetto, che normalmente è un po' il workflow che ho nei miei progetti, quindi è un po' lo schema di tutti quanti i miei lavori. E un altro invece che vedremo un po' più velocemente, perché sarà più proprio una carrellata di immagini, foto e render, giusto per farvi vedere un po' il potenziale di quello che è il nostro lavoro, al di là che sia applicato all'architettura o in qualche altro settore. Allora, questo è il primo progetto, si trova qua a Torino in collina, per chi ha qualche riferimento di Torino, Molle Antonelliana, Piazza Vittorio, al di là del Po c'è la Gran Madre, scende, sale e scende, lì dietro c'è il nostro progetto e noi più o meno, qua c'è Corso Vitto, più o meno siamo qua. Queste sono le foto dello stato di fatto, comunque di com'era un annetto fa quando ho preso in mano il progetto. Una volta era un ristorante che poi ha chiuso, è stato abbandonato e adesso, diciamo, chi ha acquisito la proprietà vuole convertirla in un progetto residenziale, quindi rendere le due villette residenziali. Il progetto ha tantissime potenzialità perché è in un posto ottimo, perché comunque la collina qua è molto bella, hai molta privacy, sei immerso nel verde e ha una, diciamo, anche per come gira il sole, ha un'esposizione perfetta perché è girato verso sud-est. Sei comunque a 5 minuti in macchina dal centro di Torino, quindi è comodissimo. L'unica pecca è questa bellissima antenna che gli hanno piazzato qui, che tra l'altro oltre al danno è una beffa, perché questa cosa irradia ombrello, quindi se tu sei della stessa compagnia telefonica lì sotto non prendi. Quindi un po' una sfida da parte, cioè per i progettisti, quindi gli architetti che hanno seguito il lavoro, è un po' anche la mia, è appunto di impacchettare un po' tutto in bella, in modo tale che poi queste due villette, chiaramente il proprietario che le ha comprate, che ha comprato la proprietà, non è quello che ci andrà a vivere, lui poi rivenderà le villette, quindi serve poi tutta una buona parte per la commercializzazione. Questo è, vi ho schematizzato un po' il workflow che ho tenuto. Si parte ovviamente dalla posizione della proprietà e lui, il proprietario, sarebbe in questo caso il mio cliente diretto. Lui si affida agli architetti per fare il progetto. Gli architetti mi danno il materiale per iniziare a lavorarci sopra. Qui, vabbè, io l'ho schematizzato molto lineare, in realtà qua spesso c'è un po' un groviglio, nel senso che quando a me arriva il materiale, io inizio a lavorarci in 3D, gli architetti usano il mio materiale per valutare certe scelte progettuali che hanno fatto, perché chiaramente loro lavorano molto con disegni 2D normalmente, se non usano il BIM, e andare a vedere in tridimensione le cose è tutto un altro aspetto. Quindi qua, diciamo, può capitare che fai due o tre revisioni, quindi ti aggrovigli un po'. Una volta che la parte progettuale è stata confermata dagli architetti e dalla proprietà, il mio lavoro prende un po' un'altra sfumatura, nel senso che a quel punto io vado a fare le cose in bella, no? Cioè, quindi molto in ottica real estate, quindi poi la commercializzazione di questi spazi. Poi qua, appunto, ci rivolgiamo poi alla parte di commercializzazione. Si potrebbe andare ancora un pochino avanti, potrebbe esserci una terza tappa nel caso in cui dopo la parte di real estate arriva l'utente finale, quello che poi ci abiterà in questa villa, chiaramente con il suo architetto magari si fa il progetto di interni e quindi in quel caso potrei tornare utile per fare proprio la parte di interni. In questo caso però mi interessa solo questa parte qui. Vi faccio vedere subito proprio un po' l'inizio di come ho iniziato a lavorare su questo progetto, quindi tutta la parte di modellazione. Se va il video, sono partito da un disegno tecnico che lo abbiamo dato, che è quello che vedete, l'ho importato come DXF dentro Blender, me lo sono messo proprio come un blueprint, quindi ho iniziato a modellarci sopra. Si potrebbe utilizzare già il DXF, ma io preferisco tenermelo così com'è, proprio come riferimento, e modellare dal mio default cube, perché così mi gestisco bene le mie mesh e le faccio come le voglio io, ben pulite. Dal CAD ho tutto quello che mi serve, le informazioni di dimensioni, altezze, alcuni come hanno gestito lo spazio. Vedete che è diviso in due perché questo lotto qua ha due piani, quindi io ho modellato separatamente due piani, sovrapposti e uniti, lo vedete qua.
Poi una cosa importantissima per questo progetto, che comunque è abbastanza grosso e poi sarà diventato molto complesso, l'organizzazione delle collection. A me serviva che fosse, avessi dei pacchetti di oggetti, di mesh, in modo tale che fosse per me facile andare a accendere e spegnere, per avere delle viewport molto snelle e veloci senza che ogni due clic mi si bloccassero. Quindi vedete che avevo per esempio il lotto A, che è lui, diviso per piano 1, piano 2, e poi avevo le sotto-collection di muri, serramenti, il parapetto, pavimenti, soffitti e via dicendo. Questo è stato il primo step, quello che vi ho fatto vedere, proprio la modellazione basica. E ho considerato, come vedete, proprio solo la proprietà. Step successivo, sono andato a mettere, intanto qualche materiale, a fare delle modifiche strutturali. Questa scalinata per esempio prima non c'era, sono state modificate, come vi dicevo prima, gli architetti vedono in 3D quello che hanno fatto e cambiano certe scelte progettuali, quindi sono andato ad apportare alcune modifiche architettoniche, ho aggiunto qualche dettaglio, qualche pergola, l'antenna che ho fatto più piccola, ho barato un pochino, nella realtà è molto peggio. Sono andato poi a contestualizzare un po' gli spazi, quindi aggiungere tutta la parte di verde, quindi di piante, che è molto presente nel progetto. Anche qua, lo vedete, ogni collection, cioè anche le piante, sono tutte suddivise un po' per tipologia. Ho le piante quelle più alte, ho la fila di bambù, ho le piante un po' più basse, che sono tutte le fioriere, i vasi, in modo tale sempre che per me fosse facile, magari andavo a fare una scena solo qua e non mi interessava andare a vedere tutte le piante che avevo attorno, mi interessavano magari solo quei due vasi ed ero comodo accendere e spegnere. Ho incominciato poi a considerare anche un po' di intorno. Queste piante qua sono quelle fuori dalla proprietà, ma che in un certo senso vanno a interagire comunque con la proprietà, perché sono tutte lì attorno, fanno parte della collina. E oltre alle piante, sempre per contestualizzare un pochino, ho poi aggiunto anche un po' di arredo outdoor, giusto per appunto incominciare a dargli un po' una forma e un senso. Oltre alle piante di intorno, finalmente ho considerato anche la parte ambientazione, quindi la nostra collina con la strada che gli passa vicino. Per farla sono partito da una base fatta con il GIS, che penso sia una torre che conoscete o che avete già sentito parlare. Comunque dai dati satellitari mi sono tirato fuori un po' quello che è l'andamento di questa parte di terreno. Vedete che adesso mi avvicino, esatto, lì dove c'ho il mouse, quello è il nostro progetto, e che poi sono andato un po' a modificarmi perché non mi tornavano moltissimo i conti. Penso che in realtà il GIS sia un po' troppo morbido, in quel punto la collina dovrebbe essere un po' più ripida. Ok, quindi per schematizzare in statico sono partito da questo più le foto che avete visto prima, CAD, primo step di modellazione, dove io ho già fatto una brevissima revisione con gli architetti del tipo sto facendo giusto, vi torna che più o meno abbia questa forma. Step successivo, sono andato a contestualizzare gli spazi, quindi ho aggiunto un bel po' di dettagli, le piante che qua fanno tanto, un po' di arredo, e soprattutto sono andato a fare delle viste dentro al progetto, perché comunque l'architettura è qualcosa che si vive, che ci circonda, e anche a un architetto è utile avere un punto di vista di quel tipo. Qua per esempio vedete che mancano la gradinata che vi ho fatto vedere prima, qua manca perché quegli aspetti lì loro li hanno visti proprio quando io sono andato a fargli delle viste dentro. Si sono accorti che qua non funzionava bene e quindi hanno portato le modifiche. Ora, diciamo che dopo questo punto qua, loro mi hanno un po' confermato il progetto e sono passato dallo schema che vedevate prima, dalla parte di design process a quella di real estate. Quindi ho iniziato a impacchettare, ho fatto una revisione con loro ancora un po' sui materiali, che ovviamente loro devono confermarmi, ma poi c'è stato tutto il lavoro di abbellimento, di fare le immagini più belle possibili. Quindi vi faccio fare un attimo un salto temporale al render generale finito, così capite di che cosa, cioè il progetto in generale, di che cosa si sta parlando, che è questo qua. Questo render qua è tutto fatto su Blender, tutto CGI, tranne questo angolino qua sopra che è un misto tra foto e intelligenza artificiale su Photoshop, che mi ha fatto da sfondo. Però tutte queste, ritagliando qua tutte queste piante, tutto questo è tutto 3D. Come ho gestito questo file? Mi sono accorto che per alleggerirmi più che altro sempre il lavoro in viewport, non avere file pesantissimi e potermi fare anche delle preview con dei tempi decenti,
mi sono accorto che potevo spezzarlo in due. E quello che ho fatto è spezzarlo, vedete qua i pezzi, l'architettonico e la parte di ambientazione, perché queste alla fine interagiscono veramente poco. Cioè, l'unico punto in cui interagiscono sono le ombre portate magari su questo tetto, che lì le vedete. Infatti ho mantenuto la copertura perché poi andando a metterli su Photoshop mi sono riportato sopra le ombre. Però diciamo che erano due file che, impostate le luci ambientali, potevano viaggiare separatamente, no? E stesso ragionamento poi quando sono finito dentro agli interni, dove io ho diviso il file degli interni veri e propri e le piante, intendo le piante architettoniche, non gli alberi. Questo perché negli interni tu vai a mettere tantissimi, vai a rendere, sono andato a renderizzare in realtà pochi spazi interni dei due lotti, cioè contate che solo il lotto A io ho renderizzato tre spazi su più una quindicina. Quindi quei tre spazi sono molto caldi, sono pieni di dettagli, ho provato tantissimi materiali, tutti gli altri non me ne fregavo assolutamente niente. Cosa diversa nelle piante, perché la pianta io devo vedere tutti gli spazi arredati, ma anche più in bozza. E quindi per semplicità, per non avere mille cose da accendere e spegnere, senza dover avere dei file leggeri e molto flessibili, facili da utilizzare, ho separato i file. Quindi questi sono i quattro file su cui ho lavorato per questo progetto. Ok, qui c'è un video giusto del montaggio, sono i pezzi che ho estrapolato da Photoshop, vedete che c'era l'environment, è comparso lo sfondo, l'architettonico, mi sono riportato le cose sopra che mi servivano e poi giusto un paio di modifiche di luci, colori, comunque per sistemarlo e metterlo a posto. Qua vi ho messo un riferimento, visto che il progetto architettonico è molto fedele allo stato di fatto, non c'erano proprio modifiche sostanziali, vi ho messo dei prima e dopo, vedete che comunque quello è. Questa immagine ve l'ho messa per parlarvi di un tool che per me è un punto fermo nel mio workflow, che sono i Lightworks, che sono un tool secondo me potentissimo di Blender, è veramente molto utile, soprattutto per due ragioni. La prima è la possibilità di fare una volta al lavoro e avere tantissime varianti di luci. Nel senso, io posso gestirmi tutta la scena e renderizzare una volta e poi in compositing andare a farmi diverse varianti di luci, quindi se volete anche diversi render della stessa scena, e lo vedete qua, è spezzata ma sarebbero due, renderizzando una volta sola, e in compositing, se qualcuno l'ha utilizzato, ci mettete relativamente poco a fare il secondo, non è come fare di nuovo un'altra scena con le luci notturne e renderizzarla di nuovo. Stesso ragionamento anche solo per una sola scena, per andare a sistemare le luci. Comunque, quando hai un ambiente molto complesso, con tanti dettagli, hai tante luci, ci sono le luci, quelle artificiali interne, quelle esterne, ci sono le luci ambientali, andarle a gestire tutte, facendoti delle preview che magari sono a bassa qualità, sono puntinate, sono piene di noise, andare ad azzeccare subito poi pre-rendering tutti i settaggi giusti delle luci è effettivamente lungo. Invece se io riesco a ovviamente iniziare a settarli ma un po' più in bozza, guadagno molto tempo, mando a render e post-rendering io posso andarmeli a toccare, basta che siano tutte accese le luci e poi te le vai a toccare, te le sistemi tu. E questo ti fa guadagnare veramente tanto tempo. Ok, al terzo poi va. E qui vi ho messo degli esempi, sempre tornando al discorso di prima, dei due step del mio ruolo nel workflow, nel senso che la prima parte lavoro molto con la parte di progettazione e la seconda con i real estate. Qua vi ho messo un esempio di lavorare con la progettazione. In realtà è un po' strano, nel senso che è arrivato a render finito, perché non è arrivato proprio dagli architetti ma dal comune. Chiaramente gli architetti usano i render per comunicare anche al comune, per avere tutte le varie la possibilità di costruire, avere tutte le permessi, esatto, grazie, di realizzare questi lavori. E quindi però vedete che la modifica del tetto, lo vedete lì, il comune ha chiesto di avercelo più simile possibile all'originale, perché si vede dalla strada, bla bla bla, e quindi la modifica è proprio di tipo strutturale, proprio progettuale. Una cosa completamente diversa sono le piante renderizzate.
questa cosa qua gli architetti frega fino a un certo punto, nel senso che loro leggono benissimo e forse si trovano anche meglio con un CAD. È molto più appetibile per chi deve vendere l'appartamento, comunque per un utente finale che ovviamente è un po' più in bella, diciamolo così. Stessa cosa in questo caso per i render di interni. Questo perché il progetto architettonico era un progetto generale, loro hanno fatto dei layout degli appartamenti, ma erano giusto indicativi. E lo stesso sono i miei render, solo che siamo sempre lì per cercare di vendere delle case. È bello da un punto di vista da dentro la casa, e poi un conto è far vedere questo spazio con solo i muri e la finestrona, uno si può immaginare di tutto, ma farglielo vedere arredato facilita un po' la comprensione. Sempre legato al discorso real estate, visto che questo progetto, come vi accennavo prima, ha grandissime potenzialità, ma con quel piccolo neo di questa antenna che deve rimanere lì ancora 4-5 anni, credo, poi forse può essere tolta. Abbiamo cercato, l'idea anche del proprietario era di dare un certo carattere al progetto, no? Dargli proprio un'identità, e quindi abbiamo fatto, cioè ho seguito anche tutta questa piccola opera di branding che poi è sfociata in una serie di brochure che nulla sono che qualche dato tecnico, render e super cazzole, nulla di speciale, però fanno subito un bell'effetto, anche solo andare lì in quel posto con le foto che avete visto e trovarsi questi libricini ti danno qualcosa. Un'altra, questa, e poi con questo progetto finito, un'altra cosa per la parte di real estate, che tra l'altro gli ho proposto tipo 2 settimane fa e ho fatto una demo che ho finito 2 giorni fa, quindi se vedete cose strane non giudicatemi. E una sorta di virtual tour, vi ho messo un piccolo QR code, se volete provarlo, spero funzioni, dovrebbe esserci anche un pezzo di video. E in realtà è una cosa molto semplice, nel senso che sono semplicemente le mie scene, le ho renderizzate 360, come se fosse un HDRI, e poi con questo software Pula, lo vedete scritto lì in alto, semplicemente le ho messe una dietro l'altra, con questi hotspot che ti fanno spostare da un punto all'altro, però non è tutto, diciamo che è interamente fatto con Blender, a parte questo passaggio qui, perché è proprio se qualcuno lo sta provando, solo muovendo il telefono o scorrendo, funziona comunque molto bene, e sono anche lì, vabbè, che alla progettazione non gliene frega assolutamente niente di avere questa cosa, parte real estate, sono sempre un po' più, ti incoraggiano un po' di più, ti invogliano un po' di più. Il secondo progetto è un progetto che ho seguito con Tommaso Sergio, quindi voi già lo conoscono, ha presentato con me a Napoli e ad Amsterdam. È un progetto di questa Villa Massara da Lazio, che come vedete è un progetto molto particolare, nel senso che è questa villa settecentesca in stile Liberty, ovviamente è super vincolata, nel senso che chiaramente non puoi praticamente toccarla, cioè puoi toccarla solo per metterla a posto e farla venire come era in origine. Infatti più che un lavoro di ristrutturazione, questo è un restauro vero e proprio, e i vincoli non solo sono esterni ma sono anche interni, nel senso che ci sono pareti magari con dei decori, ci sono dei pavimenti storici, le porte, i serramenti, sono tutte cose da mantenere. Noi abbiamo preso in mano questo lavoro per 3 appartamenti, diciamo lo studio di architettura che se ne sta occupando lo sta mettendo a posto per fare gli appartamenti nuovi dentro e li vende. Ci sono 3 appartamenti ancora invenduti e quindi noi ci siamo messi al lavoro per cercare di nuovo, un po' come prima, di metterli in bella e provare a venderli. I 3 appartamenti sono quello che hanno chiamato piano mare, che è qua sotto, proprio ad altezza mare, che è una specie di seminterrato, nel senso che ha l'apertura qua e poi è sotto a questa terrazza gigante, che è quella lì, e ha solo delle finestrelle alte all'altezza piedi, quindi è già un po' strano. Il secondo appartamento è il piano terra, che è questo, con la terrazza, e poi un pezzo del piano 2. E diciamo che noi quando abbiamo visto il progetto ci siamo un po' spaventati, e anche la parte di, diciamo, noi non avevamo nessun BIM in questo caso, quindi tutta, come il progetto precedente, siamo partiti dai disegni tecnici.
noi abbiamo cercato di organizzare il più possibile la modellazione, cioè di ottimizzarla il più possibile. È ovvio che noi dovevamo fare solo gli interni in quel caso, o almeno così c'era stato detto, e quindi tutti i decori che ci sono in facciata, tutte quelle robe lì abbiamo cercato di evitarle, abbiamo cercato di ottimizzare la modellazione in modo tale che fosse il più veloce possibile, perché ovviamente sempre le cose senza tempo sono da fare. E insomma abbiamo ottimizzato il più possibile cercando di toglierci, magari anche andando a impostare le camere in un determinato modo, toglierci le cose più complesse. Per farvi capire, gli interni, questo è il piano mare, quindi quello sotto, gli interni al momento sono così, e voi capirete che cercare di vendere, per quanto possa essere bello, una villa fuori, cercare di vendere una casa con delle foto del genere è un po' più difficile che magari con delle immagini di questo tipo. Vedete, ci sono alcuni pavimenti tipo questo e questo qua, sono un po' strani, ce li siamo inventati noi, sono proprio alcuni dei pavimenti che noi dovevamo mantenere. Questa è per esempio una delle cose che, appunto, vi dicevo prima. Vi ho messo qualche riferimento, proprio, questa è la stessa stanza, nel senso che, poi vabbè, ci sono cose che non dovrei dire, tipo queste finestre, queste due finestre sono quelle dietro alle tende. Noi qua, gli architetti mi hanno detto, trattiamo diversamente il muro, l'abbiamo sfondato facendo finta che ci sia una finestra più grande, e poi per coprire il misfatto abbiamo messo due tende. E diciamo che funziona così, mi pagano per ingannare le persone. Vedete per esempio il pavimento che è esattamente lui. Questa è una di quelle cose, come vi dicevo prima, che abbiamo dovuto riportare. Come anche, qua si vede poco, lo vedrete, tutti i serramenti dietro hanno sempre delle griglie metalliche molto decorate, tutte quelle robe lì Tommaso si è divertito a modellarle. Ecco, le vedete per esempio qua. Questa è la stessa stanza sempre. Questo piano qua è stato veramente doloroso perché già di per sé è un casino. I soffitti sono tutti diversi, c'hanno travi, volte, sono inclinati, sono storti, sono piani, sono curvi, la qualsiasi. I pavimenti sono tutte le altezze diverse, tra una stanza e l'altra sono sempre dei gradini. I rilievi degli architetti sono tutti diversi, e i progetti pure. Cioè, mi sono trovato a fare dei modelli dove avevo i soffitti che tagliavano le finestre, cose di questo tipo, e quindi ho passato una giornata intera con un architetto a capire come dovevano essere fatti. E qui vedete il risultato. Questo è il piano terra, quello con tutta la terrazza. Questo anche è stato molto divertente perché in queste due stanze, queste qua con l'intonaco verde, c'erano in origine dei decori a parete che sono stati coperti da questo intonaco. Vedete questi intagli che ci sono qua? Sono proprio delle sorte di campioni per andare a individuare i disegni sotto all'intonaco. Quindi noi abbiamo dovuto, dai pochi pezzi che avevamo, ricrearci il disegno, comunque tutto rovinato, e noi non ci abbiamo tutto il disegno, però abbiamo fatto una sorta di modulo che poi abbiamo ripetuto, sappiamo che girava intorno alla stanza e quindi l'abbiamo gestita un po' così. Come se non bastasse, in questa stanza qua dietro c'è una finta boiserie in legno, finta perché è letteralmente disegnata sul muro, anche quella che doveva essere riportata in auge. Tra l'altro questa vista la vedete proprio, vedete lo stesso identico render. Eccolo qua. Questo è uno dei decori che vi dicevo, e poi ce n'era un altro floreale al soffitto che vi ho risparmiato. L'altra cosa che vi dicevo è questa finta boiserie, che è brutta, ma è brutta anche nella realtà, giuro. E noi per certo l'altro abbiamo fatto alcuni render in questo spazio, e anche gli architetti dicevano sì, dobbiamo farlo vedere che c'è, ma allo stesso tempo farlo vedere il meno possibile. Le pareti, qualsiasi render tu faccia, ci sono sempre. E quindi noi per cercare di nascondere un po' questa base lì abbiamo messo sotto un colore che lo ricorda molto, quindi magari con delle camere, con la profondità, ok, magari sfumato, si andavano a perdere un pochino. I bagni sono quelli dove un po' più flessibili, perché comunque con tutti i sanitari e gli impianti tra spostarli, cambiarli, alla fine spacchi tutto, quindi su quelli noi siamo rimasti abbastanza, abbiamo avuto uno stile che si avvicinasse al resto della casa, ma erano quelli un po' più tranquilli. Di nuovo qua avete un riferimento molto chiaro, questa è quasi la stessa vista, qua abbiamo aggiunto un muro, ma vedete le due finestre sono sempre loro.
Qua ci siamo, abbiamo sudato freddo, perché noi, come vi ho detto prima, ci hanno chiesto gli interni, abbiamo fatto tutti gli interni di questa villa, dopodiché arriva il nostro capo e ci dice ma questo piano c'è una bellissima terrazza, perché non facciamo andare in terrazza? Molto bene, noi della villa non c'avevamo assolutamente niente, perché tutti questi decori noi non li abbiamo fatti, li abbiamo evitati. L'unica cosa che avevamo modellato era questo colonnato un po' proprio in bozza, perché si vedeva dall'interno, ma era molto semplificato, quindi qua è stato più il gioco di cercare un'inquadratura dove si vedesse il panorama, che la terrazza fosse grande, che fossimo su quella terrazza e non su una terrazza qualsiasi. Diciamo che ci siamo riusciti, allora è piaciuto e quindi contenti loro, contenti tutti. Questo è l'ultimo piano, è il piano secondo che sarebbe l'ultimo, e le foto sono molte meno e più bruttine, quindi scusatemi per le foto che ci sono. Diciamo che è diventato, potrebbe diventare così. Qua vedete tutti, qua c'erano quasi tutti i pavimenti, abbiamo dovuto rifarli. Questo, quello che vedete là a destra o in basso, questo qua, sono tutti i pavimenti esistenti. Questo render a me fa, è la stessa stanza ovviamente, l'ho capito un po' dal pavimento, mi fa un po' ridere quel disegno sopra i serramenti dei cassettoni, perché i cassettoni originali hanno un decoro, solo che dalle foto che abbiamo è impossibile riprodurli, perché vedete che forse voi neanche lo vedete che c'è un decoro, e quindi l'architetto mi fa, metti qualcosa, basta che si capisca che c'è un decoro lì sopra. L'unica cosa che sono riuscito a mettere è quel disegno che sembra quei tatuaggi tribali che si faceva sopra il sedere negli anni 90, però diciamo funziona bene anche in una villa da qualche milione, dai. Questa è l'ultima immagine, e vabbè, è un po' più complicata, però qua volevo farvi notare una cosa. Noi, come vi dicevo, tutti i serramenti, le porte e questi elementi qua abbiamo dovuto modellarceli. Il problema è che, come accennato all'inizio, i disegni che ci hanno dato erano diversi dalle foto. Qua vedete per esempio l'arco, questo arco qua, che è diverso dal nostro, e qua c'è un po' scappato, ma proprio la difficoltà di modellare con un occhio sul disegno che ti davano e che ti dicevano che era perfetto, e un occhio sulle foto, che era completamente un'altra cosa, e la testa dentro Blender. Quindi è stato complesso per quel motivo lì. Io ho finito. Bene, grazie.